Ciao a tutti e benvenuti al consueto appuntamento quindicinale della mia trasmissione. E questa volta facciamo il punto assieme a degli ospiti che ho in collegamento telefonico. Questi sono tre persone, sono Marco, Luca e Walter, che io saluto. Io ogni tanto cito un'organizzazione che si chiama N+1 e durante le mie trasmissioni e anche posto qualcosa prodotto da loro. Quindi mi sembra giusto far conoscere a chi mi segue meglio questa organizzazione. Quindi questa sera abbiamo la possibilità di conoscere di più ponendo ai nostri ospiti alcune domande. La prima cosa poi penso che a tutti suggerisca un po' di curiosità, soprattutto il titolo N+1. Di solito il nome di una testata, di un'organizzazione o di un partito o di una testata di giornale è la sintesi dell'obiettivo, del programma che si pone questa organizzazione, che può essere, per esempio, non so, ci sono dei giornali che si chiamano La Verità, c'è ancora, quindi l'obiettivo sarebbe, si pone, dopo non sappiamo come, di dire la verità. Di trasmettere la verità ai lettori. Ecco, quindi la domanda che pongo a uno dei tre nostri ospiti, dopo casomai dice che il nome, cosa si intende per N+1? Che poi, fra l'altro, io una volta leggevo la vostra rivista in treno, mi si avvicina uno e fa: scusi, è una rivista di matematica? No, dicevo, non è una rivista di matematica, è una rivista che parla di problematiche socio-economiche. Per cui giro a voi la domanda, cosa vuol dire questa sigla N+1? Allora, rispondo io, sono Walter, buonasera a tutti. Buonasera, Walter. Beh, intanto volevo precisare un attimo che N+1 non è un'organizzazione, un partito, ma è una compagine di elementi che fanno un certo lavoro e che viene riverberato sulla rivista, appunto N+1. Quindi diciamo che prendiamo le cose con molta tranquillità e senza problemi di organizzazione. La questione, il titolo della rivista ha una lunga storia e credo che convenga forse rifarci a una piccola cronologia per capire Certamente. come è nato. Beh, intanto a grandi linee voglio dire che cosa significa, poi ci arriviamo magari dopo a spiegarci meglio, approfondire il tema. N+1 è una notazione matematica ripresa da Giuseppe Peano, il quinto dei cinque assiomi di Peano. Significa semplicemente N+1 è il successore di N. È molto importante questa cosa della successione perché vedremo facendo magari la cronologia che riassume dei concetti molto, molto profondi. Se si va a vedere sul nostro sito c'è una citazione di Marx che per noi è importantissima e che aiuta a capire che cosa vuol dire N+1. C'è scritto che se non fosse possibile vedere in questa società così come il segno, la presenza di caratteri della società futura, ogni lotta, ogni movimento per farla saltare sarebbe donchisciottesco. Questo significa che in ogni tipo di società nascono delle caratteristiche della società che sarà il successore di quella società e che prendono il sopravvento con il cambiamento del potere politico, eccetera. Questo è un riassunto all'estremo il significato di N+1. La storia forse è interessante perché con la scelta di questo titolo per la rivista si è cercato di rompere un po' una tradizione che faceva parte della vecchia scuola
la vecchia impostazione della Terza Internazionale, per cui era nato anche un lessico particolare che viene utilizzato ancora oggi, molto spesso senza attinenza con la realtà. Quindi comincio con un aneddoto. Nel 1952, quando nasce il Partito Comunista Internazionale, si trattava di avere una rivista come impalcatura del lavoro, è una proposizione di Lenin, tutti sanno che l'Iskra doveva essere la struttura del lavoro dei bolscevichi, attorno alla quale si allargava l'organizzazione del partito, cosa che oggi non è ancora il caso. Nel 1952, parlando della necessità di una rivista, i compagni notarono subito che c'era un titolo che comprendeva sempre l'aggettivo comunista: battaglia comunista, partito comunista, lotta comunista. Beh, lotta comunista del 52 non c'era ancora, ma c'era sempre questo termine comunista, per cui Bordiga diceva: è un termine che oggi ci accomuna troppa gente che col comunismo non ha più niente a che fare, quindi bisognerebbe trovare un titolo che non ripetesse pedestremente questo aggettivo. Scusa Walter se ti interrompo, perché tu hai citato un nome e non molti penso conoscano questo nome. Sì. Sì, Walter cita Amadeo Bordiga. Amadeo Bordiga per i più è uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia del 1921, è stato diciamo confinato durante il fascismo, poi caduto il fascismo, assieme ad altri compagni del vecchio PC, Partito Comunista d'Italia, no italiano, che è una cosa molto diversa, ricostruisce, prende dei contatti con gli altri compagni, e quindi dal 1952, ma forse anche prima, inizia questa ricerca. Scusa Walter se ti ho interrotto, ma pensavo che era giusto dare questa precisazione a chi ci ascolta. È stato bene, noi a volte diamo per scontato la conoscenza di elementi che vanno spiegati. Un po' scherzando, un po' sul serio, quell'organizzazione che stava nascendo viene fuori un po' come una gara per trovare il nuovo partito, il nuovo nome della rivista, che sarà poi Programma Comunista, quindi l'aggettivo dimostra di essere più robusto della volontà degli uomini che ne cercavano un altro. Questa impostazione, questa ricerca della desemantizzazione del titolo si è ripresentata poi negli anni successivi, quando questa organizzazione scompare e lascia il posto a gruppi di lavoro sparsi che riprendono appunto il termine con l'aggettivo comunista. Noi abbiamo rifiutato questa cosa proprio per distinguerci da una continuità che in effetti non era. La storia aveva già dimostrato che si era passati oltre, si era già arrivati a N più 1, appunto come dicevo prima. Per farla breve, nel 1983 c'è una riunione piuttosto numerosa di compagni che provenivano da diversi paesi d'Europa, e si tentava di rimettere in piedi il vecchio lavoro su nuove basi, e nella discussione generale è venuto fuori il problema della rivista come impalcatura appunto del lavoro, che poi viene abbandonato perché non si trova un accordo. L'accordo in effetti non è che venisse raggiunto, ma questo titolo si era imposto proprio per la sua potenza. Nel 1995, quando stavamo per pubblicare un testo che si chiama Dottrina dei modi di produzione, era venuto fuori un testo di Amadeo Bordiga
proprio sulla dottrina dei modi di produzione, e cioè sul fatto che nella successione da una società all'altra i caratteri che maturano nella società antica passano nella società nuova come invarianti secondo trasformazione. Chiaro che la parola invarianza e la parola trasformazione sembrano in contraddizione, ma c'è appunto questa notazione di Giuseppe Peano che ci viene in aiuto. In effetti n più 1 contiene n, contiene tutta la numerazione precedente, soltanto che rappresenta appunto una trasformazione. Quindi mentre stavamo discutendo sulla pubblicazione di questa rivista, troviamo questa notazione ripresa proprio da Amadeo Bordiga e posta come base al lavoro dei comunisti, tanto che proprio in quell'occasione lo stesso Bordiga dice non ha nessuna possibilità di dichiararsi comunista chi non capisce che nella prossima trasformazione, nel prossimo cambiamento di fase ci sarà una rottura con la società precedente, ma tutto quello che l'umanità tutti i passi che l'umanità ha compiuto prima di questa trasformazione servono da esperienza e da esempio per la società nuova. E così è andata, insomma. All'epoca facevamo una pubblicazione che si chiamava Lettera ai compagni, che era periodica per modo di dire, e trattava dei problemi contingenti di quel periodo, con il raggiungimento di un accordo sul titolo e sul contenuto della rivista. Alla fine siamo poi riusciti a darci questa impalcatura che serve a riverberare il lavoro e sulla quale i compagni continuano a lavorare. Questo è quello che è significativo, è che la successione da N a N a N più 1 è proprio perché è un'invariante. Fa parte di una notazione matematica logica di Peano, viene ripresa. È forse importante sottolinearlo proprio perché dimostra che qualcuno ha avuto la stessa esigenza in campi completamente diversi. Noi abbiamo visto, se uno va su internet, vede che N più 1 è utilizzato per esempio da una rivistina come titolo, da una rivistina underground di New York, con la quale siamo rimasti anche venuti in contatto proprio per chiedere spiegazioni di questa, ce l'hanno copiato insomma come titolo. C'è un'officina di biciclette di Birmingham che si è chiamata N più 1 perché insieme al lavoro sulle biciclette offre anche l'aperitivo, eccetera eccetera. Sembra uno scherzo, ma in effetti la proliferazione di questa notazione nei casi più diversi dimostra che c'è l'esigenza proprio di dimostrare che c'è un qualcosa di più rispetto a quello che avviene precedentemente. Questo è un po' il significato generale di N più 1. La cosa più importante però è quella che ho detto prima. Se non fosse possibile vedere in ogni società i caratteri della società futura, non sarebbe possibile qualsiasi movimento per abbatterla. Scusa Walter se ti disturbo, ma vorrei sintetizzare un attimo per chi ci ascolta. Quindi N sarebbe la società attuale, quella che noi viviamo, che vediamo con le contraddizioni, eccetera. Il più 1 sarebbe quella, una società che ha già i germi all'interno, nel suo interno, quindi più 1 lo sviluppo di una società migliore senza contraddizioni, eccetera. È così? Sì, sì. Se mi dai 3 secondi. Io l'ho semplificato molto. No, se mi date 3 secondi, certo. Vi faccio anche un esempio.
nella società capitalistica, così com'è, esistono delle isole di futuro, per esempio, cito Marx direttamente dai Grundrisse, in una fabbrica moderna di oggi ci sono dei movimenti di materiali, di energia, di lavoro che portano a un prodotto finito. Quel prodotto è una merce soltanto quando esce dalla fabbrica. All'interno della fabbrica, mentre è in costruzione, non soggiace a scambi di valore. Quindi è all'interno della fabbrica capitalistica c'è un elemento di comunismo che prenderà il sopravvento in una società futura senza la proprietà privata, quando anche all'uscita della fabbrica il prodotto si comporterà esattamente come si comportava prima, quando non era merce. Cioè i prodotti non saranno più merce, e quindi il lavoro non sarà più merce, e quindi la società non sarà più capitalistica. E posso farti un'ulteriore domanda, anche perché oggi, sentendo Salvini, ma anche Corbyn, eccetera, che viene accusato di comunismo, cioè il comunismo, questa parola viene demonizzata, e soprattutto vengono demonizzati anche, per esempio l'altro anno c'è stata il centenario di 200 anni della nascita di Marx, per cui cioè queste revisioni, sì, Marx forse aveva bisogno, sì, aveva ragione, però non tutto, eccetera, eccetera. Quindi ogni tanto qualcuno esce con delle novità. Sta il fatto che se escono delle novità vuol dire che non è proprio assolutamente morto, ma sembra che, sentendo anche Salvini oggi, sembra che questo metodo di analisi che voi adoperate, e poi l'ho visto anche sul sito, che invito tutti ad andare a vedere, io ho postato anche, prego la regia, se non l'ho già fatto, ma penso che l'abbia già fatto, di mettere l'indirizzo del sito, no, è ancora valido la domanda era questa, è ancora valido secondo voi questo metodo di analisi, questa impalcatura di analisi che ha dato questo grande studioso, poi lui non si è mai definito un politico? Ma che il comunismo sia valido è una questione storica, non è una questione di opinioni. Il comunismo non trae la propria validità da una storia contingente, ma da una storia complessiva di migliaia di anni. La nostra specie viene fuori da un periodo lunghissimo, milioni di anni, da comunismo primitivo, e dopo 3, 4, 5 mila anni al massimo ritornerà al comunismo. C'è questo ponte enorme attraverso la storia, da comunismo originario a comunismo sviluppato, che è quello delle società divise in classi. Anche questo è un modo per rappresentare N più 1. Una spalletta del ponte è nella preistoria di tipo comunistico, l'altra spalletta del ponte è nel comunismo di tipo sviluppato. È una virgola nella storia, un periodo insignificante rispetto ai milioni di anni. Ecco, questo è importante. Scusa. No, non so se avevi finito di sviluppare il concetto. Sì, sì. Ecco, la domanda un'altra domanda, è chiaro che non si può in poco tempo sviluppare tutto quello che vuoi, o spiegare ai nostri ascoltatori tutto quello che tu hai detto e sintetizzato in questo breve tempo, e quindi invito gli ascoltatori a andare a vedere il sito n+1 www.quinterna.org, che la regia puntualmente ha messo, e anche lì ci sono parecchi documenti. Io ho visto c'è la raccolta di tutte queste riviste N+1, c'è anche tutto l'archivio storico, poi ci sono anche dei compact disc, che è tutto un archivio storico, quindi documentazione ce n'è finché uno vuole informarsi su di voi, ma non solo su di voi, ma anche su quello che voi dite. Poi fra l'altro ho trovato anche che avete fatto per gli appassionati, ma chi interessa questa cosa, ho trovato anche delle registrazioni di Amadeo Bordiga, di quello che voi accennavate prima. Ricordo che è stato il fondatore del Partito Comunista nel 21, no? E poi com'è
La domanda è questa qua, com'è l'organizzazione del vostro lavoro? Perché per esempio io sono abbonato alla vostra newsletter, cioè ogni tanto mi inviate, mi arriva tranquillamente a casa delle analisi che voi fate sui fatti che succedono, come uno può contattarvi, come può abbonarsi o fare parte di questa newsletter. E non solo, però vedevo sul vostro sito che c'è anche la possibilità di voi fate delle teleriunioni, uno se vuole la possibilità di partecipare, cosa fare, ecco, ci illustrate un po', adesso non so se vuoi tu Walter o gli altri, illustrate un po' qual è la metodologia del vostro lavoro e se uno è interessato alla vostra organizzazione o a voi, insomma, come contattarvi. Buonasera, io sono Marco. Ciao Marco. Posso fare una breve riepilogo del network del nostro lavoro. Ovviamente una premessa importante è ci rivolgiamo alla fine a tutti coloro che sono in qualche modo stanchi dei soliti conformismi e della nausea dei luoghi comuni. Della liturgia comunista, appunto intesa come non come dissoluzione di una forma verso la forma superiore, e sentono invece il comunismo come qualcosa di materiale, come un movimento reale, come afferma Marx, non come una società da costruire. Detto questo, appunto il nostro network di lavoro vede il sito principale che è quinterna.org, dove si riverbera il lavoro, è presente la sezione, come dicevi, archivio storico, la rivista e in generale tutte le pubblicazioni su Quinterna. È possibile anche trovare gli aggiornamenti delle riunioni in programma e i contatti via mail o via Skype per entrare in contatto, scrivere. Esiste poi Quinterna Lab, che è un sito di interfaccia per il lavoro e di feedback a cui noi diamo grande importanza con i lettori, quindi in cui arrivano in doppia direzione materiali di lavoro e di, appunto, di semilavorati. Chicago 86, che è un sito di coordinamento dei lavoratori in lotta che segue tutti i movimenti e le lotte in giro per il mondo, dei lavoratori dai facchini a tutto quello che agli scioperi internazionali che accadono in tutto il mondo, a dimostrazione che la lotta di classe è più viva che mai. Abbiamo poi, chiaramente nell'epoca di internet, abbiamo i social network, N+1, una pagina Facebook, una pagina Twitter, e utilizziamo anche il portale Accademia, dove vengono pubblicati anche lì tutti i lavori e il patrimonio storico. E puoi dire Accademia dove lo trovo, così do alla regia l'indirizzo che poi... Dovrebbe essere www.accademia.edu. È un sito che si rivolge principalmente al mondo studentesco. Mm-hmm. E appunto utilizziamo le Skype per connettere i compagni di sparsi un po' in tutta Italia, anche a livello europeo. Abbiamo delle Skype ogni martedì che avvengono in maniera abbastanza informale, in cui vengono riportati i semilavorati in corso e magari si discute di quello che è accaduto durante la settimana. Articoli principali, vengono magari segnalati determinati articoli che possono essere inerenti o comunque essere, diciamo, conferma del lavoro che viene portato del lavoro. E poi ci sono le riunioni, che abbiamo 4 riunioni redazionali che avvengono a Torino, nella sede del lavoro di N+1. E appunto sono 4, e poi ci sono riunioni locali a seconda delle richieste di chi ci chiede o interventi che vengono fatti in tutta Italia. Ogni venerdì alle 21 a Torino, sempre nella sede di N+1, ci sono delle riunioni in cui ci sono delle relazioni sui lavori in corso, sulle tematiche che vengono portate avanti, sul lavoro che poi alla fine viene riverberato nella rivista, nelle newsletter e in tutto il lavoro che si può trovare su quinterna.org. Quindi se uno è interessato a voi è anche facile trovarvi, insomma.
Direi che in epoca di internet, siti, insomma, la galassia di siti che ho cercato di descrivere è abbastanza vasta. Ok, aspetta perché sinceramente giustamente la regia mi chiede che io mettessi l'indirizzo di Edu, appunto, no, cos'era? L'ultimo che hai citato. Vediamo Sì. se lo trovo, mi avevi detto. No, vabbè. Vabbè, poi lo troviamo e lo diamo alla. Perfetto. L'ho appena aggiunto. Hai appena aggiunto, hai fatto bene, così la regia lo può mettere in onda. A questo momento abbiamo quasi finito il nostro tempo. Vi lascio la possibilità di dire qualcosa. Io sono contento della vostra partecipazione, anzi, in diretta, così di solito uno fa anche un tiro mancino. Io volevo farvelo anche a voi, nel senso di invitarvi se troviamo un argomento o trovate un argomento interessante, quindi un argomento, avere la possibilità di sviscerarlo e di parlarne. Posso strapparvi questa promessa? Sì, Silenzio. forse permettendo, sì, possiamo. Sì, chiaro, chiaro, non è questo, assolutamente posso capire questo, però nell'essere di avere un po' la disponibilità vostra, anzi, vi ringrazio di aver partecipato e avere la possibilità di presentarvi del lavoro che fate, che secondo me è un bel lavoro. Invito chi mi ascolta a dare un occhio effettivamente a questo sito pieno di documentazione e da una parte e dall'altra anche entrare in contatto con voi. Se avete qualcos'altro che ritenete importante da dire, o altrimenti la mia mezz'ora sarebbe quasi al termine. Scusa, se mi ha permesso soltanto qualche No, secondo certo. per una precisazione, visto che è stato domandato, sul tipo di lavoro che facciamo, sulla struttura di lavoro, credo che sia importante una piccola nota. Nella vecchia organizzazione il lavoro passava attraverso un gruppo di smistamento, diciamo così, che era chiamato gruppo dei negri. E molti, chi non sapeva la storia retrostante, si chiedeva cosa erano questi negri. I negri erano i collaboratori di Alessandro Dumas quando scriveva i feuilleton per Conte di Montecristo, i quattro moschettieri, eccetera, i tre moschettieri, eccetera. Erano proprio gruppi di produzione che si basavano sul lavoro collettivo. Oggi c'è un esempio che tutti conoscono, che riguarda questo tipo di metodo che è Wikipedia. Wikipedia, come tutti sanno, è un'enciclopedia che nasce dal lavoro collaborativo e anonimo di tutti coloro che vi si dedicano. Noi lavoriamo un po' così, insomma, ogni riunione, ogni testo, ogni cosa che aspetta di essere pubblicata viene vagliata attraverso un lavoro collettivo. E pubblicata quando raggiunge un grado di finitura soddisfacente. Quindi facciamo un wikilavoro per dirla alla moderna, o il lavoro dei negri per dirla alla maniera antica. Ecco, soprattutto io ci tengo a precisare che se qualcuno vuole sentire una campana fuori dal coro, nel senso che si sentono sempre le solite notizie per televisione, radio, e quindi aumentare proprio anche un senso di sentire qualcos'altro in una direzione, le teleriunioni e soprattutto il resoconto delle teleriunioni che voi fate sul sito di quinterna.lab è effettivamente un buon punto per, secondo me, iniziare anche a pensare in modo
più critico, in un modo diverso, in un modo, come dicevi giustamente Walter, tu, di qualcosa che è già dentro in questa società e si proietta all'esterno. Sarebbe come un po' come gli antichi pensavano, vedevano in certe cose la sfericità della terra, qualcuno diceva che era piatta perché c'erano tutti una serie di segni che voleva dire che la terra era rotonda, quindi questo passaggio in continuazione delle società dal comunismo primitivo, come dicevi tu, al comunismo avanzato, il comunismo che viene teorizzato, non è una questione brutta dire che è teorizzato da Carlo Marx. Il mio tempo è scaduto, io vi ringrazio della vostra partecipazione e con la vostra partecipazione aver arricchito anche la mia trasmissione. Vi saluto e saluto voi per primo della vostra disponibilità gli ascoltatori radio TV e al prossimo appuntamento fra 15 giorni. Ciao a tutti. Buona serata.